Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi l'ultimo kit di carte che ho disegnato che si chiama Papavero. No, come potete già immaginare, chiaramente. E sto ultimamente disegnando dei kit di carte, chi mi segue lo sa, dedicati sempre ad un fiore in particolare. Ho iniziato a fare queste carte perché quando è nata l'idea di fare l'album Flowers, cioè questo album dove sto facendo un tutorial per ogni pagina in modo da fare delle pagine un pochino più articolate e più belle, ho deciso anche nello stesso tempo di fare delle carte ogni volta con un tipo di fiore diverso, così per dare movimento all'album in modo che alla fine sia un album con un'esplosione di colori e di fiori, visto che ci avviciniamo verso la primavera, che sinceramente, insomma, ormai ci siamo, ma non vedo l'ora che arrivi soprattutto fine primavera, estate, perché io sono amante del caldo e quindi non vedo l'ora. E poi sono meteoropatica, quindi insomma il sole, il caldo mi permettono di uscire, mi piacciono i colori, mi piace, io mi trasformo completamente, non so voi, magari scrivetemelo. Però io veramente passo dal grigio, il nero che metto anche nell'abbigliamento d'inverno, di colpo poi passo a colori bianco, esplosione di colori in tutti i modi e questo si vede anche dalle carte perché vedete che man mano i colori sono sempre più fluo, più brillanti, però mi piace così. Poi ditemi voi se anche a voi piace questa idea di cambiare un po'. In questo momento sto lasciando il vintage con i colori un po' marroncino e un po' da parte perché d'estate mi piacciono i colori un po' più brillanti. E allora vi faccio vedere il kit di carte è formato da 12 fogli A4 da stampare, fogli salvati ad alta definizione. Questo è il primo, dove c'è una base. I colori di base sono l'azzurro, il rosso e il bianco per questo kit. Ho proprio voluto fare un kit un pochino diverso come colori. Quindi abbiamo il primo, questo vedete che ci sono delle strisce e qua c'è un disegno che si intravede sotto azzurro con sopra i papaveri. Il secondo foglio, qua avete dei cerchi con degli uccellini e altri fiori rossi su questo sfondo damascato che riprende esattamente i colori che sono in tutte le carte, quindi si abbinano perfettamente tra di loro. Qui ho voluto invertire, cioè ho fatto lo sfondo sul rosso con di nuovo queste cose che si intravedono, questi disegni che si intravedono sull'azzurro, che in questo caso sembra quasi un violetto, e poi i papaveri sono solo disegnati con del panna, ma quasi praticamente bianco, per creare una pagina così diversa dalle altre. Qui ho messo i papaveri sul bordo, con all'interno questo sfondo diverso, ma sempre con i colori misti che richiamano tutto il pacchetto, ci sono anche delle scritte. Questo foglio invece ha, a parte i fiori, di nuovo i papaveri su questo fondo damascato, piccolino. Poi ho fatto un foglio a base azzurra con papaveri. E questo vedete che è un pizzo della stessa tonalità di blu con la scritta. Poi abbiamo una pagina dove ho messo delle righe per poter scrivere con questi pizzi e questi papaveri sugli spigoli. Questo può diventare, immaginate, già solo la copertina chiusa. L'ho fatto in modo apposta per poterlo eventualmente piegare e utilizzare già così. O si possono prendere, strappare, utilizzare le varie parti come voi sapete benissimo come utilizzarle, visto che state creando dei lavori con le mie carte che dire stupendi è poco. Qua ho fatto un pattern ci sono delle farfalline, l'unica cosa un po' vintage del kit, vedete che le ho fatte beigioline perché bianche sparavano troppo, non mi piacevano. Ci sono i papaveri e la scritta smile, che in questo periodo sempre meglio sorridere un po' perché siamo ancora in una situazione, diciamo, non proprio rosea e quindi è meglio se ci tiriamo da soli su di morale. Poi
Poi abbiamo le carte, queste a sfondo più neutro, no, vi faccio ancora vedere questa perché questa ancora ha un pattern con i papaveri disegnati ma rossi. Sotto abbiamo dei fogli di giornale con i soliti disegnini sull'azzurro. E poi ho fatto degli sfondi un po' più neutri proprio per abbinarli con i vari, con le varie carte più decorate. E quindi abbiamo il particolare a righe con il disegno azzurro, il damascato che però ho fatto più grande per cambiare un po', quindi è diverso dagli altri perché il disegno è più grande. E poi ho fatto ancora questo perché mi piaceva l'idea, che è un foglio a righe dove sopra questa volta ho fatto i papaveri come quelli che trovate nelle altre carte, ma sono macchiati dei vari colori che caratterizzano il kit. Quindi sono 12 fogli, come avete visto. Spero che vi piacciano anche queste carte, perché ho voluto veramente fare qua, forse questo è il kit un pochino più luminoso e con i colori un po' più forti che ho fatto tra tutti quelli che ho creato, però mi piaceva l'idea di cambiare un pochino. Quindi ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, spero che anche questo kit vi piaccia. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti. Non vedo l'ora di vedere questo kit nelle vostre mani per vedere quello che viene fuori. E vi auguro buona creatività e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!